Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dove vado a svelarvi i miei guadagni del 2022 come fotografo di matrimoni. Quindi se siete curiosi vi farò vedere, vi spiegherò quanti matrimoni ho fatto, quanto ho guadagnato in media da ogni matrimonio, quindi come svolgo i miei servizi, quanto ho fatturato, quanto ho guadagnato in modo netto, così da togliervi un po' questa curiosità di quanto può guadagnare un fotografo di matrimoni. Quindi lo scopriamo insieme, vi spiego tutto dopo la sigla. Eccoci qua ragazzi, allora se ancora non mi conosci, io mi chiamo Stefano Martelli, sono un fotografo e videomaker professionista che attraverso questo canale YouTube va a dare consigli ad altri fotografi e videomaker per quel che riguarda il business, il marketing e la vendita legati al nostro settore. Quindi penso di essere l'unico o uno dei pochi canali in Italia che parla proprio della fotografia dal punto di vista imprenditoriale, quindi come avere clienti, come fare i prezzi, come vendere, come fare marketing e via dicendo. Oggi ho deciso di parlare di quelli che sono stati i miei guadagni del 2022, guadagni derivanti solo dai matrimoni, ok? Quindi se mi segui sai che io non mi occupo solo ed esclusivamente di matrimoni, ma che negli ultimi mesi comunque ho messo in atto tutta una serie di altri progetti, che comunque seguo anche i fotografi con i miei percorsi di consulenza, quindi comunque i matrimoni non sono la mia unica fonte di guadagno, quindi questo è giusto sottolinearlo. Tuttavia voglio farti rendere conto di come da soli, facendo un modesto numero di matrimoni, cosa che è fattibilissima da fare, voglio farti capire quanto sia possibile guadagnare, ok? Penso sia un video interessante che avrei voluto magari vedere, capire certe dinamiche quando ho iniziato io 7 anni fa. Quindi allora, prima di dirti quanto ho guadagnato, è giusto capire insieme quanti matrimoni ho fatto, cosa prevedevano i miei servizi, perché parlare di guadagni senza capire però tutti i retroscena, le spese, cosa includevano i servizi, eccetera, potrebbe non avere senso. Quindi innanzitutto chiariamo una cosa. Io quando parlo di prezzi di servizi fotografici per matrimonio, non intendo che questi prezzi includano i costi di album, fotolibri, materiale, eccetera. Quindi questo è molto importante. La cifra che vi dirò, che è la cifra media di vendita alla quale ho venduto i miei servizi lo scorso anno, è una cifra che ovviamente include solo la mia prestazione, quindi non c'è nessun fotolibro dentro, incluso, né nessun materiale, nessuna stampa, niente, solo servizio, perché con i miei servizi di matrimonio i miei clienti, le coppie di sposi, hanno il mio servizio, poi se vogliono anche il fotolibro lo pagano a parte, ok? È una cosa diversa dal servizio. Il servizio è il servizio, il materiale è il materiale. Quindi chiarito questo, altra cosa da sottolineare, io l'anno scorso, per tutti i matrimoni che ho fatto, ho svolto il mio servizio ibrido. Se mi segui, sai, non ne ho più parlato su questo canale, ma io svolgo un tipo di servizio unico in tutta Italia che è il servizio ibrido. Servizio ibrido significa che riesco a fare sia foto che video da solo al matrimonio. Adesso non uscite fuori con le solite critiche che no, ma non si può fare, e no, ma così non fai un lavoro di qualità. Ragazzi, cioè non lo farei, ok? Quindi foto e video da soli si possono fare, è fattibile, lo faccio io, seguite Taylor Jackson per vedere, io ho imparato da lui, è un fotografo americano che lui fa il servizio ibrido, io sono stato soltanto il primo a farlo in Italia, il primo quantomeno ad avere, tra virgolette, il coraggio di farlo, quindi tutti i servizi che ho fatto l'anno scorso includevano sia foto che video, a parte uno, forse due, però praticamente tutti includevano foto e video fatti soltanto da me. Mi avvalgo di mia moglie che mi aiuta durante i servizi, quindi quando io sono a fare i preparativi della sposa, lei a fare i preparativi dello sposo, lavoriamo insieme durante la cerimonia perché comunque è sempre rischioso, è sempre una responsabilità il fatto di dire faccio foto e video da soli, da solo al matrimonio, anche se mi è capitato di fare delle cerimonie, foto e video da solo. Completamente da solo, senza nessun tipo di problema. E quindi foto e video, nessun tipo di materiale nel prezzo. E quindi iniziamo subito a dire quanti matrimoni ho fatto nel 2022, ok?
Quindi hai capito che non mi avvalgo nemmeno di collaboratori, lavoro insieme a mia moglie, quindi una collaboratrice familiare che non mi pesa a livello economico, quindi non la devo pagare, nel senso che comunque non la pago quanto pagherei un collaboratore esterno, cioè mia moglie non la pago, poveraccia, sarà sfruttamento, consideratelo come volete, però insomma anche questo incide. Sapete che io ho sempre strutturato la mia attività, ragazzi, sul risparmio, nel senso sul fatto di non avere spese, ok? Anche il fatto che lavoro da casa, che non ho uno studio, non ho un negozio, non ho un affitto, non ho delle bollette aggiuntive, non ho delle utenze aggiuntive, non ho un qualcosa in più da pagare, sono in un regime forfettario. Ragazzi, bisogna farsi furbi in Italia e capire che se si tengono bassi i costi, soprattutto quelli fissi, noi guadagniamo di più. Ok, io magari guadagno di più a chiedere 1.500, guadagno di più rispetto a un fotografo che ne chiede 2.000-2.200, perché quel fotografo magari ha tutta una serie di spese che io non ho, ok, di costi che io non ho. Quindi insomma, quanti matrimoni ho fatto nel 2022? Ne ho fatti 28, ad una media di vendita di, me lo sono scritto qua, 1.597,50 euro. Ok, quindi ho fatto la somma di tutto il fatturato derivante solo dai matrimoni, vi ripeto, tutto il fatturato diviso i 28 matrimoni è venuta fuori questa cifra, quindi 1.597,50. Che dire, quindi un totale di 1.597,50 per 28 matrimoni, un fatturato totale di 44.730 euro solo dai matrimoni, ok? Quindi questo ti fa capire potenzialmente quello che in realtà potresti guadagnare se oltre ai matrimoni facessi anche servizi di famiglia o altri eventi. Io ho sempre fatto solo matrimoni, poi oltre a fare il fotografo e il videomaker per matrimoni faccio le consulenze per i fotografi, quindi comunque sai bene che cliccando qui sotto puoi accedere a una prima consulenza gratuita con me. Io propongo dei percorsi di consulenza marketing per i fotografi che vogliono migliorare il loro business, quindi capire le migliori strategie di marketing, di vendita, di strutturazione dei prezzi, come iniziare, come espandere il proprio business, guadagnare di più. Questo è quello di cui mi occupo, quindi naturalmente qui non ci sono i guadagni derivanti dalle mie consulenze, non ci sono i guadagni derivanti anche dall'altra mia attività di consulenza marketing per ristoranti e servizi video per ristoranti, perché io a livello locale nella mia città svolgo anche servizi di creazione contenuti e gestione marketing per i ristoranti, quindi questa è solo una piccola parte dei miei guadagni, ok? Però questo ti fa capire quanto in realtà si possa guadagnare bene solo facendo 25-30 matrimoni all'anno da soli. Quindi un totale di 44.730 euro di fatturato per i servizi di matrimonio. E tu quindi mi dirai: ok Stefano, questo è il fatturato, ma al netto quanto ti è rimasto in tasca? Bene, facciamo 44.730 meno un 30% circa di tasse. Questi sono i miei calcoli che mi faccio, calcolo sempre un 30% di tasse, 31.311 euro di netto, che diviso 12 mesi, se volessi fare una media di guadagno mensile netta, quindi al netto di spese, tasse e tutto, 2.609,25 euro, ok? Quindi 2.600 euro netti. Se a questi vogliamo comunque toglierci dei costi pubblicitari, possiamo toglierci, non so, 2/300 euro al mese, quindi togliamoci 300 euro, quindi sono 2.300 euro al mese, ok? Ho anche abbondato abbastanza, nel senso, se voi vi fate 200-300 euro al mese di sponsorizzate di Facebook oppure siete iscritti su matrimonio.com o quello che volete, quindi al netto di tutto 2.300 euro al mese, ok ragazzi? Quindi insomma, considerato che ho lavorato per questo tipo di guadagno soltanto 28 giorni, perché poi tutto il resto è post produzione che io mi gestisco, che io automatizzo, e quindi
Poi entreremo, magari farò anche dei video. Io utilizzo un software di intelligenza artificiale che mi post-produce le foto del matrimonio a un costo, okay, che adesso non ho calcolato, ma è un costo talmente minimo che poi vi farò vedere in un nuovo video che non incide assolutamente. Quindi fossero anche 2.000-2.200 euro al mese di media derivante solo dai matrimoni, considerando che lavoriamo 28 giorni all'anno in questo caso, direi che non è male, è pur sempre un guadagno netto al di sopra della media, al di sopra di chi fa il dipendente e lavora 8, 10, 12 ore al giorno tutti i giorni. Quindi direi che se riusciamo a strutturare un business dove riusciamo a fare 25-30 matrimoni all'anno, con dei costi minimi come ho io e via dicendo, direi che ci si può ritenere soddisfatti. Poi ognuno ha i suoi obiettivi, ognuno ha le sue ambizioni, c'è chi magari ne vuole fare, io mi metto un tetto massimo di 30 matrimoni, in realtà dall'anno prossimo ne farò anche meno, proprio perché ho altre attività da gestire. Capite bene che non è male guadagnare 2.000-2.500 euro al mese di media facendo questi 28 matrimoni. Naturalmente è un business che poi si può scalare ancora di più, quindi si può in realtà fare di più, nel senso io potrei benissimo dire ok, cerco di fare 50 matrimoni all'anno. Uno, se avesse voglia di fare 50 matrimoni all'anno, cosa che io non ho voglia di fare, sono sincero, mi accontento di farne meno. Quindi se fosse, abbiamo detto, vediamo. Quindi ricapitolando, se per ipotesi volessi fare tu 50 matrimoni all'anno, o comunque avessi fatto 50 matrimoni, ma mettiamo 40, dai, non stiamo a esagerare. 40 matrimoni, abbiamo detto 1597,50, prezzo medio di vendita senza, materiale, eccetera. Quindi in realtà il guadagno sarebbe anche superiore perché per i fotolibri poi metto, oltre al costo del materiale, un costo di impaginazione dei fotolibri, quindi in realtà sarebbe anche di più. Però lasciamolo così, per 40 matrimoni sarebbe un fatturato di 63.900 euro, che appunto diviso, cioè meno 30%, quindi meno le tasse, diviso 12, sarebbe un guadagno netto di 3.727,50 euro. Direi che non è male, ok? Voglio dire, quando si arriva al punto di essere in grado di fare 25-30 matrimoni l'anno, quando si è in grado, perché si hanno capacità di marketing, si sa come farsi pubblicità, si sa come avere clienti, come vendere, bla bla bla. Quando si arriva a questi livelli, a quel punto non si hanno più limiti. Significa che se sai arrivare a 25-30 matrimoni all'anno, vuol dire che puoi arrivare a farne anche 40 o 50, ok? Diciamo che oltre questo numero da soli diventa molto molto dura, quindi dovete avvalervi di collaboratori, quindi inizia a diventare una cosa che a me non piacerebbe fare e non consiglierei di fare, cioè quello di strutturare un team dove si hanno più fotografi e via dicendo. Io ho sempre preferito lavorare da solo, avvalermi di collaboratori. Ho delle conoscenze che, ad esempio, l'anno scorso a un matrimonio ho avuto il Covid, quindi mi ha sostituito fortunatamente. Questo va bene. Però arrivare a fare più matrimoni in modo forzato, avvalendosi di collaboratori, pagando i collaboratori che vanno, questa cosa non mi piace, anche se sicuramente è fattibile dal punto di vista del business. Quindi io spero che questo video sia stato curioso, utile, e lasciami un commento, dimmi cosa ne pensi anche tu di tutto quello che ho detto. E continua a seguirmi e iscriviti al canale, mi raccomando, se ti piace affrontare la fotografia e la videografia dal punto di vista imprenditoriale. Quindi io ti ringrazio per avermi seguito anche oggi, ti saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!